materiali che sono stati diffusi online, ovviamente incrementandoli di alcune in realtà scoperte rivoluzionarie, se vogliamo, no? Come Pierpaolo poi ci illustrerà insieme a Giovanni Pirri, che è qui con noi, e insieme dialogheranno appunto su questo testo alquanto particolare. E poi sono felice tra l'altro di presentare anche il ragazzo che ha disegnato la copertina di questo libro, che è Matteo Vaporidis. Siamo sempre ospiti dello spazio culturale Spazio 5 via Crescenzio a Roma per condividere insieme a voi questa grande avventura, il romanzo cosmico In che mondo viviamo. E questo romanzo, grazie all'intuizione di Giovanni Pirri, prima di essere cartaceo, era un esperimento online. Io con Giovanni Pirri, che è stato appunto l'editore, no, di questa meravigliosa idea online, voglio chiedere come è andata l'esperienza web. Diciamo che l'esperienza web è stata molto emozionante, tant'è che oggi posso dire che questo libro ha il profumo d'online, online e carta. È stato un esperimento che ha dato la possibilità di coltivare l'attenzione delle persone, di svegliare la mattina presto, visto l'orario di pubblicazione, le 7 del mattino, e di poter continuare a spingere affinché questo libro potesse raggiungere la meta ambita, la meta desiderata, la carta, perché la carta comunque è quella l'unica che riesce ad imprimere ricordi, odori e soprattutto a poter continuare a emozionare il lettore con un capitolo in più, perché non dimentichiamoci che questo libro pubblicato online in 21 capitoli per 21 settimane di seguito, nella parte cartacea invece ha 22 capitoli, ha un capitolo in più. Esatto, sicuramente un esperimento che è andato decisamente a buon fine grazie anche alla vostra intuizione. Ecco, e dato che Giovanni Pirri in queste cose ci vede lungo, io chiedo così di azzeccare un pronostico. Secondo te questo romanzo cosmico potrebbe trovare ancora una terza uscita? Quindi abbiamo parlato dell'online, del cartaceo, e stiamo pensando a un qualcosa che echeggia appunto le tavole, quindi un romanzo a fumetti, che ne pensi? Sicuramente sì, perché Pierpaolo si presta proprio a una trattazione fumettistica, potremmo dire così. E comunque tutto ciò che porta ad un lavoro in progress è sicuramente utile, perché aiuta le persone al dialogo, e il dialogo, qualunque strada prenda, porta al confronto, il confronto porta sempre a qualcosa di nuovo, sta a noi poi a trasformarlo in qualcosa di buono. Un libro aperto, lo apriamo per voi e vi invitiamo a cercarlo nelle librerie e anche naturalmente sul web, e soprattutto a sfogliarlo, leggerlo e poi magari venirne a parlare con noi nelle prossime presentazioni che continueranno. Perfetto, grazie.